Il paradiso delle signore trame 27 a 28 3, accusa Adelaide, addio alla capocommessa. Il paradiso delle signore si appresta a stravolgere ancora di più le sue storyline. Le anticipazioni riguardanti i giorni 27 e 28 marzo segnalano dei problemi in arrivo per il grande magazzino milanese. Subito dopo la sfilata, Maria, Vittorio e Roberto si ritroveranno tra le mani le recensioni sugli abiti da sposa. Oltre ai feedback negativi, Conti dovrà vedersela anche con l'imminente partenza della sua capocommessa, chi la sostituirà. E mentre Francesco investigherà su Vito. Anche Veronica sarà impegnata a scoprire cosa sta succedendo tra Gloria ed Ezio. Dopo aver parlato con Ludovica, Marcello punterà il dito contro Adelaide. Elvira. Frattanto, farà una scoperta su Salvatore. Nell'appuntamento di lunedì 27 marzo del Paradiso delle Signore saranno tutti impegnati a scoprire i feedback sui vestiti da sposa realizzati da Maria Puglisi. Peccato che Vittorio, Roberto e la sarta stessa resteranno sbalorditi quando si renderanno conto che le recensioni saranno tutt'altro che positive, finendo per impensierire Maria. Su Vito è calato un velo di mistero, da alcune puntate Francesco e Alfredo si sono messi a investigare sulla signorina misteriosa con cui il contabile è stato intravisto. Ebbene, nella puntata del 27-3, Francesco farà delle scoperte su Vito e vorrebbe riferirle alla giovane Puglisi. Nel frattempo il grande magazzino milanese si accinge a dire addio alla sua capocommessa. Gloria, infatti, annuncerà la sua imminente partenza per gli Stati Uniti d'America entro la settimana. Come reagiranno le sue colleghe alla notizia? Spazio anche all'amore turbolento nelle prossime vicende del Paradiso delle Signore 7. Ludovica informerà il suo ex di essere a conoscenza della relazione che ha intrecciato con la contessa di Sant'Erasmo. Marcello non la prenderà bene e punterà il dito contro Adelaide, accusandola di aver mancato di discrezione. Nell'appuntamento di martedì 28 marzo del Paradiso delle Signore l'attenzione si concentrerà anche su Matilde. E mentre la donna avrà un faccia a faccia con il marito a causa di Vittorio Conti. Quest'ultimo si renderà conto di aver bisogno dell'aiuto di Matilde per portare a segno alcuni affari oltre Manica. Francesco porterà avanti, con determinazione, le indagini per cercare di scoprire il passato di Vito Lamantia. Intanto Elvira farà una agghiacciante scoperta sulla sua bocciatura all'esame di guida pratica e cioè che a farla fallire è stato Salvatore. La tresca tra Gloria e suo marito Ezio sarà sul punto di venire alla luce del sole quando Veronica, nutrendo dei sospetti, deciderà di vederci chiaro. Come reagirà quando apprenderà che il suo amante l'ha tradita?